to observe, to journey, to think, to traverse the seas of men. Their skies, their roads, where time and relationships are intertwined. Six nations and 13 partners, together for a project that capitalizes on and strengthens the good practices of cross-border cooperation in the Adriatic. A new model of governance, a web of relationships and exchanges between land and sea. Il progetto Adrigov ha incrociato il percorso di approvazione della strategia macro-regionale dell'Unione Europea. Volevamo sin dall'inizio contribuire a implementare questo percorso. Lo abbiamo fatto valorizzando le specificità dei partner del progetto, approfondendo tematiche che poi corrispondono ai pilastri della strategia macro-regionale adriatico-ionica e soprattutto potendo dare a tutti i partner un'opera di collegamento e anche un'azione di coordinamento di tutti questi momenti. La Regione Puglia, il tema del turismo in generale e in particolare anche il turismo integrato con i temi della cultura rappresentano delle strategie su cui si è investito moltissimo e su cui si intende investire altrettanto anche nel ciclo della programmazione 14-20. In questo ambito, quindi culturale e turistico, il progetto Adrigov è un progetto strategico fondamentale, perché organizzare un'offerta turistica che sia relativa a tutti i paesi dell'ambito della macro-regione è di fondamentale importanza per attrarre i flussi turistici che rappresentano la domanda del futuro. È necessario organizzarsi in maniera utile affinché si possa presentare un'unità di offerta. Questo marchio possa diventare un marchio unico che rappresenti poi al suo interno una serie di offerte differenziate per le risorse di ogni paese e quindi dove il pubblico e il privato dovrebbero convivere e investire insieme condividendone le linee strategiche di fondo proprio per ottenere i risultati, coinvolgendo con i regimi di aiuto le imprese della cultura, le imprese della creatività e le imprese del turismo. Thank you.
progetto Adrigov, tra l'altro, in questo percorso di valorizzazione anche del nostro territorio, pone l'accento su quelli che poi sono i pilastri della strategia macroregionale, partendo da Termoli, dalla bellezza del suo mare, dalle attività rivolte alla pesca e al porto, che è anche un porto di cantieristica. Valorizza e mette in evidenza quello che può significare quest'area di oltre 50 milioni di persone che riguarda la strategia adriatico-ionica. Poi si va all'interno di una piccola regione che ha una collina e dei prodotti di agroalimentare di importante rilevanza e quindi la valorizzazione anche di alcune osi naturalistiche, di alcune riserve naturalistiche per arrivare poi alla montagna con l'utilizzazione a fini turistici di alcune località della nostra regione, di alcune stazioni sciistiche. Senza dimenticare che questa è stata terra di storia importante, di storia dei Sanniti, di grande contrasto anche con Roma e quindi la presenza sul nostro territorio di rilevanti giacimenti archeologici che danno il senso di come anche piccoli territori possano poi compiere dei percorsi di sviluppo che auspichiamo in un'ottica ancora più importante, europea e di contesto così allargato possa trovare ulteriori momenti e motivazioni di sviluppo. La estraneità dell'Abruzzo al panorama delle destinazioni più affermate e dunque più frequentate asseconda quindi una crescente domanda di esplorazione di nuove realtà. E il ruolo e l'appeal che riveste proprio la regione Abruzzo in questa circostanza è un ruolo che Adrigov riesce a enfatizzare e ad amplificare nei giusti termini. Si presta la regione Abruzzo a formule di fruizione adeguate alle esigenze di scoperta, al turismo esperienziale, alle brevi vacanze come lo short break, che hanno un peso significativo nella progressiva crescita della regione come destinazione di viaggio e rispetto al quale vanno anche definite le funzionalità dell'aeroporto di Pescara, delle reti intermodali, dei porti, i collegamenti autostradali e pure il via mare. Un mix di fascino del paesaggio, borghi antichi, luoghi di incanto quali i Trabocchi sulla costa dei Trabocchi, varietà degli scenari con montagne, collina, campagna e il mare. E quindi tutto questo connotato dal plus della non appartenenza alla usualità della geografia turistica e dalla particolare suggestione che assumono in questa regione tutti questi connotati particolari. La regione Abruzzo potrebbe veramente creare quel Think Different che fa della proposta turistica un luogo di immersione totale nei vari turismi.
L'impegno della Regione Marche per quanto riguarda l'approvazione della strategia macroregionale è stato volto anche al coinvolgimento massimo degli stakeholders dei territori. Il progetto RIGOV ha svolto una funzione importante per poter organizzare questo tipo di coinvolgimento. Proprio il progetto RIGOV ci ha permesso di portare tutte le istanze degli stakeholder, di tutti gli attori regionali e non solo istituzionali all'interno del percorso di creazione della strategia. La strategia macroregionale è una strategia europea, l'Adriatico Ionico è la terza macroregione definita e implementata a livello europeo dopo la Baltica e la Danubiana. Un'iniziativa alla quale la Regione Marche ha creduto molto è stata, nell'ambito del distretto culturale evoluto, la promozione di un progetto che coinvolgesse gli operatori culturali dell'industria creativa e le imprese che lavorano in questo settore, cercando di costruire delle collaborazioni che coinvolgessero l'Italia come gli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico. Quindi la cooperazione diventa anche promozione di imprese nell'area macroregionale. Il progetto è stato molto molto utile in questa fase perché ci ha permesso di lavorare congiuntamente con tutti i livelli di governance previsti dalla macroregione, soprattutto i livelli regionali ma anche i livelli ministeriali e la stessa Commissione europea. È servito come strumento per la Regione Marche e anche per il sistema delle regioni italiane per supportare tutta la fase di definizione della strategia e di implementazione. A partire dal quadro strategico che viene costituito alla fine del 2014, vi sono partite moltissime iniziative anche dal livello regionale e locale per contribuire al successo di un quadro strategico che prevede la partecipazione non solo delle istituzioni ma anche degli stakeholder territoriali per il benessere delle popolazioni che vivono nella macroregione Adriatico-Ionica. Il progetto RIGOV in particolare è proprio dedicato ai temi della governance, quindi del buon governo, della riorganizzazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile dei territori. La Regione Emilia-Romagna ha in particolare presentato con orgoglio l'esperienza innovativa del laboratorio regionale sulle strategie macroregionali, il cosiddetto Regional Lab. Stiamo pensando di candidare sull'iniziativa COST di Horizon 2020 come rete della ricerca aperta appunto ai funzionari delle pubbliche amministrazioni per lavorare sui temi della qualità nelle politiche pubbliche e quindi sulla qualità, sulla qualificazione delle risorse umane che costituiscono il nodo pensante, la testa pensante delle pubbliche amministrazioni locali e regionali che lavorano per il benessere delle popolazioni e la qualità della vita nella macroregione Adriatico-Ionica. Tutto questo io lo riassumo brevemente come appunto un know-how di cui la mia regione è orgogliosa e che siamo felici di poter offrire al partenariato del progetto RIGOV come nostro contributo peculiare per il successo del progetto.
Regione del Veneto partecipa con impegno e convinzione al progetto Adrigov per diverse ragioni. Per l'impegno che la Regione ha condiviso sempre con questi partner fin dall'inizio nella realizzazione dell'Euroregione Adriatica, ora Adriatico-Ionica, con il coordinamento, tra l'altro, del pilastro 1 interregionale dedicato alla Blue Growth e alla Blue Economy. Favorita la partecipazione a visite a Expo Venice 2015, che è un momento importante di promozione nell'ambito dell'Expo 2015 con la locazione specifica a Venezia. È stata illustrata la realtà del porto di Venezia con tutto ciò che si muove intorno a questa realtà che è economica, ma non solo economica. È stato possibile anche effettuare una visita in laguna, la laguna di Venezia, con illustrazione anche delle attività in atto per la ricolonizzazione delle fanerogame, queste importantissime alghe che, a differenza delle alghe che producono effetti nocivi, sono invece fondamentali per la salubrità dell'acqua. È stato possibile effettuare una visita a Bibione, che è il primo polo turistico in Europa che ha avuto la certificazione EMAS, certificazione di assoluta rilevanza in tema di compatibilità con il rispetto per l'ambiente. Tanto altro è stato fatto e si potrà fare. L'importante è che anche la Regione del Veneto, insieme a tutte le regioni dell'area Adriatico-Ionica, sia così fortemente impegnata per la valorizzazione di tutto il nostro Adriatico, dell'Adriatico-Ionico, che sempre di più deve diventare un luogo di collaborazioni, di reti di partner impegnati su tutti i vari fronti dello sviluppo economico, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione del governo dei territori, di una crescita sostenibile. Politiche di sviluppo del porto di Trieste, ma in generale di tutto il sistema logistico della regione Friuli Venezia Giulia, fanno riferimento a rapporti, a relazioni operative e strategiche che coinvolgono per definizione anche gli stati e le nazioni che sono confinanti con noi. Fondamentalmente il mercato del porto di Trieste non è un mercato nazionale, ma ha come bacino di riferimento tutte le nazioni del centro Europa e dell'est Europa, che sono nazioni che stanno crescendo a ritmi molto elevati e per le quali il porto di Trieste funge da porto di riferimento per i traffici internazionali. Stiamo cercando di sviluppare, questo è uno degli obiettivi più importanti della nostra strategia futura, azioni di cooperazione, di collegamento, di integrazione con quelli che sono altri soggetti portuali e logistici dell'area Adriatico-Ionica. Da questo punto di vista non solo l'autorità portuale, non solo la Regione Friuli, ma tutti gli operatori anche privati che operano sul porto di Trieste stanno sviluppando integrazioni e operazioni congiunte con operatori dell'area Adriatico-Ionica. È chiaro che un progetto come Adrigov dà e crea quei presupposti anche istituzionali, politici, amministrativi, che sono la premessa per una politica condivisa, per una politica integrata di sviluppo della logistica e delle iniziative nel settore trasporti in relazione con i paesi che si affacciano sull'area Adriatico-Ionica.
The region of Istria as a project partner is in charge for the work package number 4, titled the Instrument for EU Integration, within which this center where we now is established, the Center for EU and International Cooperation, and strengthening the capacities for strategic planning, preparation and implementation of the projects funded by the European Union and any other international sources. In cooperation with the Veneto region, were organized seminars on the themes of human rights and multi-level governance for Istrian stakeholders. And also we had a great cooperation with Emilia-Romagna region. We managed to organize a study visit for 30 professors from Istrian high schools to Emilia-Romagna region, all in aim to present the educational system and examples of good practice in Emilia-Romagna region. For sure, this study visit will have long-term effects and benefits on the common territory. Roughly speaking, we can say that we organized 15 events where participated approximately 500 people and learned something new, improved their competences, gained new knowledge, ideas, and new cooperation were established. We can say that this is our main value, to invest in people, and for sure we will continue on it. Dubrovnik-Neretva Regional Development Agency has a big experience in implementing EU-funded cross-border and transnational projects. We are very happy that the Adrigov project is one of them, and we think that until now the implementation of the project has been really successful. Through Adrigov project, we actively participated in the development of a European strategy for Adriatic and Ionian region. And we also even better some cooperation and partnership within Adriatic and Ionian Euro region. Our main role through the project was the representation office in Brussels. In cooperation with other partners, we are actually organizing the activities of the representative office in Brussels. In this way, we are closer to all the main European institutions that are based in Brussels. I think that the established partnership is good and solid ground for some future, hopefully successful projects. Thank you.
međuregionalna saradnja i zajednički rad na projektima naše su budućnost. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prepoznala je taj i potrebu još snažnijeg uključivanja u projekte međuregionalne saradnje, te je dala punu podršku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kojem sam na čelu za sudjelovanje u projektu ADRIGO. Ovaj projekat koji za generalni cilj ima definisanje i implementaciju ADRIGO plana kako bi se osnažila saradnja i zajednički model upravljanja na Jadranskom području, otvara mogućnosti dalje uključivanja Hercegovačko-neretvanskog kantona u projekte koji će omogućiti promovisanje naših prirodnih, kulturnih, prirodnih i drugih resursa. Osim toga, ADRIGO nam je pružio mogućnost da upoznamo druge ljude, drugačije kulture i dao šansu da zajednički radimo i doprinosimo prosperitetu građana u našim regijama. Jer naša dužnost i obaveza, ono što smo mi dobili od naših predaka, je sačuvati i ostaviti onima koji dolaze iza nas. Zato sam siguran kako ćemo na kraju, kada ovaj projekat bude okončan, svi koji na bilo koji način u njemu sudjelujemo ili su ga podržavali, biti ponosni na ono što smo uradili. Iza nas će ostati konkretni, vidljivi rezultati na brojnim poljima života koje je projekat ADRIGO obuhvatio. The Bay of Kotor is among the most interesting natural attractions and the only fjord of the Mediterranean. The beauty of nature and lush and extraordinary relief made him one of the world's 25 most beautiful bays. The sea has absorbed 20 miles of land here, creating a unique natural setting with the town of Kotor at the deepest end of the bay. Cultural heritage of Kotor is on the UNESCO's list of World Cultural and Natural Heritage, with 60% of cultural heritage of entire Montenegro located at its territory. In this context, all-year tourism and an increase in off-season tourist arrivals can be promoted in territorial development action plans of future implementation of EUSAID. Diversification of tourism products and services, along with tackling seasonality, will boost business and create jobs. Worldwide marketing of an Adriatic and Ionian brand of tourism products and services will increase demand. Kotor has the status of permanent border maritime crossing and the port for international maritime transportation. In respect of one of the main thematic pillars of EUSAID, the blue growth, having in mind that for most of the states and the regions bordering the Adriatic and Ionian Basin, fishing and aquaculture represent two strategic economic sectors ensuring economic recovery and new jobs at territorial levels, in the ADRIGOV project IPA program 2007-2013, the municipality of Kotor will participate in creating an informal platform bringing together the key stakeholders in charge of shaping, financing and implementing fisheries and aquaculture policies across the Adriatic and Ionian Basin.
qargu Shkodër përfshin një territor gjeografikisht shumë të favorshëm për zhvillimin e turizmit. Tu përfshihen zona malore, liçenore, bregdetare, të cilat kanë vlera shumë të mëdha. Janë zbatuar projekte infrastrukturore për ndërtimin e rrugëve që lidhin Shkodrën me destinacione turistike malore, siç është Razma, Thethi, Vermoshi, po ashtu dhe me zonat bregdetare, që është Velipoe, që është rreth 30 km nga qyteti i Shkodrës, duke ofruar kështu mundësi për arritjen e destinacionit turistike sa më shpejt nga turistët vendas apo të huaj. Gjithashtu është bërë edhe përmirësimi i zonave të trashëgimisë kulturore, duke filluar nga qendra e qytetit, e cila përfshin një ansambël mjaft interesant. Është bërë përmirësimi i fasadave të ndërtesave historike të qytetit, po ashtu dhe përmirësimi i zonës pedonale, e cila është një shëtitore shumë e kançme dhe shumë atraktive për turistët. Shkodra ka disa kështjela, ku më rësishme është kështjela e Rozafës Shkodrës, ku edhe atje është punuar në infrastrukturën në përmirësimin të rizursit apo punimit e shumë të rësishme të trashëgimisë kulturore. Janë zbatuar gjithashtu dhe projekte në përgjatë të lumit Buna, mund themi që Shkodra ka një pasuri ujore, por ashtu edhe pyjore, shumë të pasun, dhe që është mbrojtur në sajt e një strategjie të ndërtuar për mbrojtjen e biodiversitetit në Liçenin e Shkodrës, në lumin Buna, në lumet tjerë, janë tre lumet të cilat rrethojnë qytetin e Shkodrës, dhe këtu ambienti është rujt mjaft mirë, gjë që shton edhe atraktivitetin e kësaj zone. Mendoj se kjo është rruga e drejtë për të zhvilluar, pra prioriteti që kemi në fushën e turizmit, është rruga e drejtë për të zhvilluar ekonomikisht qargun Shkodër dhe në gjallë. Η Περιφέρεια Ηπείρου σε αυτό το πρόγραμμα έχει ενεργό ρόλο, ο οποίος οριοθετείται στην υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% της υδατοκαλλιέργειας ενεργοποιείται στη Θεσπρωτεία και τούτο γιατί τα έργα υποδομής τα οποία έχουν κατασκευαστεί, ο νέος Λιμένας και η Εγνατία, τη φέρνουν πιο κοντά στις αγορές και γι' αυτό και οι επενδυτές έχουν προτιμήσει την περιοχή μας. Αυτά τα δύο έργα, εκτός ότι συμβάλλουν στις εξαγωγές των προϊόντων που έχουμε, συμβάλλουν και στον τουρισμό και γενικότερα δίνουν στην περιοχή μας μία εύκολη πρόσβαση σε όποιον θέλει να επενδύσει ή να την επισκεφτεί. Η Ήπειρο συντίθεται από ένα πλούσιο σε ποικιλία και ποιότητα, γεωγραφικό και ιστορικό χώρο, διαθέτοντας ορεινές, ημιορεινές περιοχές, εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο και σημαντικές παιδινές εκτάσεις. Η γεωμορφολογία της χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο και την αναφθονία των επιφανειακών υδάτων. Διαθέτει μια πλούσια οικολογική και πολιτιστική κληρονομιά. Διαθέτοντας εκτεταμένα αλιευτικά πεδία κατά μήκος των ακτογραμμών της, τόσο στον Αβρακικό κόλπο όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και πλούσιο δίκτυο ιστορικών υδάτων, η περιφέρεια Ηπείρου στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας στην αλία και στην υδατοκαλλιέργεια.
sharing the experiences, taking part in the knowledge, optimizing understanding and organizing information to foster collaboration between citizens and institutions. AdriGov sets its roots down in this idea as an innovative model of governance aimed at coordinating strategic aspects from the economic and cultural standpoint in the Adriatic Ionian macro region. The intense commitment of the players involved in the project has led to a highly interesting result. A common document that states can use as a starting point for imagining and building programmatic orientations for the future of Adriatic Europe. To start processes of real change. To implement concrete and synergic integration policies between cultures and territories.